allora ci dicono che la Luna è grigia, ma io la Luna grigia l'ho vista solo nelle foto della NASA, nei film, nelle serie TV e, basta, perché la Luna in cielo non è grigia, la Luna è gialla. Avete mai visto la Luna grigia in cielo? No, è gialla. Eppure ci hanno messo nella testa questa Luna qui. Ma già tra questa e questa c'è una differenza abissale. Questa è la faccia nascosta della Luna, sempre rigorosamente grigia. Adesso c'è il Lunar Orbiter, e sempre pubblicano le foto in bianco e nero. Foto della NASA. Ti dicono che è grigia, ma se lo osservi bene non è poi così grigia, c'ha una leggera tonalità di marroncino. Grigia, grigia. Poi arrivano i cinesi. Pum, ops. Il rover U2, che non c'entra niente con YouTube, atterra a Luna il 14 dicembre 2013, dopo poche ore segato, che gli americani dicono, ma come? Abbiamo speso un mare di soldi per mettere nella testa della gente che la Luna è grigia? Ma questo è un terreno grasso, fa venire voglia di piantarci fagioli, cipolle. È un bel terreno grasso, io sono figlio di contadini, un terreno così, c'ha sostanza. Quindi gli americani si sono incazzati e gli hanno spento, secondo me, gli hanno spento il rover, perché la Luna non è grigia, la Luna è marrone. Quindi torniamo alle foto della NASA. Cioè la Luna è marrone, la Luna c'ha i colori della Terra. Perché? Perché sulla Luna il ferro, il magnesio, il calcio, tutti i minerali dovrebbero avere un colore diverso, cioè sbiancato, ingrigiato. Quindi è una manipolazione. Ma non perché a loro gli interessi o gliene freghi un po' del colore della Luna, la ragione è un'altra e la scopriremo. Quindi torniamo alle foto della NASA, foto Apollo 10, basta aumentare il colore con Photoshop, ecco qui che viene fuori il colore della Luna. Questa è la foto originale in altissima risoluzione, pubblicata in un archivio Apollo solo pochi anni fa, addirittura qui è ipersaturata, ma se io bilancio i colori, vedete, è marroncino. Poi c'è un altro fatto importante. Le foto sulla Luna non rispondono come le foto fatte sulla Terra, perché sulla Luna i fotoni si comportano diversamente. Quindi anche il colore che è dato dai fotoni non viene esattamente come verrebbe una foto sulla Terra. Però è sufficiente per capire che ci hanno preso per i fondelli. Foto dell'Apollo 12. Vedete, se è saturo viene fuori il colore. Quindi tutte queste foto sono state manipolate in continuazione perché bisognava mettere nella testa dell'umanità che la Luna è grigia. Addirittura questo, vedete, un breve video dell'Apollo 12 che è atterrato in una zona con un bel terreno grasso, proprio terreno veramente da fagioli, patate, piselli. Vedete, c'è un bel marrone, guardate. Questo è un video originale dell'archivio NASA, non è che l'ho preso da siti complottisti. L'Apollo 13, che non è atterrato, 11 aprile 70, 17 aprile 70, foto orbitale della Luna, vedete, gli do colore e viene fuori che la Luna non è grigia. Apollo 14, colori originali, sembra grigio, Saturno invece viene fuori il marrone. Apollo 15, colori originali, vedete, qui sembra grigia, ma se saturo viene fuori il vero colore del suolo lunare. Apollo 16, lo stesso discorso. Apollo 17, ultima missione. Vedete che bel colore marrone. Quindi ci hanno preso per i fondelli. Guardate quest'altra foto, hanno scavato, è venuto fuori questo bel suolo arancione, vedete? Quindi perché ci hanno preso in giro? Perché ci hanno preso in giro? Guardate questa foto, qui hanno fatto una cappella proprio, Terra a colori, Luna grigia, ma espandendo la foto a livello di pixel è venuto fuori che hanno sovrapposto male e sul lato c'è una linea di pixel che è stata coperta con una Luna desaturata, pure messa male perché è un po' sopra e un po' spostata di lato. Quindi le manipolano. Addirittura, vedete, il bordo della Terra è tutto seghettato,
e quindi hanno ritagliato la Terra male, hanno ritagliato la Luna, hanno tolto il colore, hanno risovrapposto e cancellato tutto lo spazio con un bel pantone nero. Poi basta andare su Google Immagini, digitare sabbia e rocce lunari, sabbia lunare, nera, gialla, roccia lunare marrone e bianca, roccia lunare marroncina, roccia lunare marrone molto, roccia lunare leggermente marrone, cioè quindi. Però nella testa della gente, se voi chiedete che colore è, vai, grigia. Dialoghi segreti degli astronauti. Allora, i dialoghi mandati in onda nelle reti, diciamo, in chiaro, erano codificati in anticipo prima della partenza, cioè non si potevano usare determinate parole, erano quasi dei copioni mandati a memoria. Questo per impedire, sapendo benissimo che c'è attività extraterrestre, che gli astronauti potessero parlare a causa della sorpresa o dell'emozione di cose che loro vedevano ma che dovevano rimanere segrete al pubblico. Perciò tutto quanto fu ascoltato dalle persone durante le dirette televisive e radiofoniche mondiali era una specie di grande finzione, dicendo cose vere ovviamente, ma nascondendo ciò che voleva essere nascosto. È il gobbo. Poi, quando spegnevano, a bordo ci avevano le scatole nere, che sono questi dispositivi qui. Nei momenti in cui non erano attive le comunicazioni pubbliche con la Terra, gli astronauti potevano parlare liberamente di quanto vedevano durante il volo. Questi dialoghi erano registrati da due scatole nere, il DSE, Data Storage Equipment, a bordo del modulo lunare orbitale, questo, e il DSEA, Data Storage Electronics Assembly, a bordo del modulo lunare LEM. Questo è il DSE, a bordo del modulo comando e servizi, e questo è il DSEA a bordo dell'EM, che era più piccolo ovviamente perché gli spazi dell'EM erano molto ridotti. Poi che ha fatto la NASA? Una volta che gli astronauti rientravano a Terra, prendevano i nastri sia del modulo di comando che dell'EM e li trascrivevano. Tutto questo materiale, che sono 40.000 pagine, poi è stato pubblicato, quindi fanno ste robe un po' strane, prima tutto segreto e poi pubblicano, ma tanto non lo sa nessuno, chi va a cercare ste robe, a parte Caria e gli altri. E hanno creato sto sito dove ci sono le trascrizioni di tutti i dialoghi segreti della Mercury, della Gemini, dell'Apollo, dello Skylab, dell'Apollo Soyuz, dello Space Shuttle, dello Shuttle Mir e della Stazione Spaziale Internazionale. E questi sono i fascicoli in PDF trascritti, e sono tra l'altro PDF manipolabili, cioè se tu fai copia e incolla puoi copiare i testi. È un po' rognoso perché comunque sono tutti battuti a macchina, all'epoca non c'erano i computer per... E questo è il link per accedere a questo sito. Ora, io ho parlato di questo fatto nel seminario ultimo, dopo pochi giorni questo sito è stato disattivato, non funzionava più. Infatti mi hanno scritto persone che si erano ricopiate il link e Caria, ma non è vero, non c'è niente. Ma che dite? Ma saranno i soliti cretini che non sanno usare il computer. Sono andato a verificare, la pagina non esisteva. Ho detto, ma che la CIA spia i miei seminari? Poi ho provato l'altro giorno, l'hanno rimesso online, ma ci sono dei cambiamenti, quindi non so se abbiano bonificato questi file da quello che era scomodo. E in uno di questi file, che è il file AS17 PAO, a pagina 1539, siamo nel tema colore della Luna, l'astronauta dice: nelle vicinanze di Sulpicius Gallus, che è questo cratere, ci sono diversi piccoli crateri che sembrano crateri d'impatto che, credeteci o no, hanno ai miei occhi comunque mantelli di materiale espulso arancioni. Da terra, capisco. Astronauta, sì, Ron dice che su quelli lui ha già commentato e mi sembrano molto ovvi. No, io non lo so, no, penso che tu non possa con quelli, è un parlato ovviamente.
Ne avremo una buona visione di nuovo in una delle successive posizioni orbitali, aggiungo io, e di un arancione chiaro, ovviamente, che è in contrasto con il marrone grigio del mantello scuro nei dintorni di Sulpicius Gallus. C'è un buon esemplare proprio lì. Ora, quello sembra un cono costruttivo e arancione. E questo è proprio su una proiezione rialzata del mantello scuro marrone grigio fuori sul materiale anulare blu-grigio chiaro. Allora, cosa gli aveva detto Ramu ad Adamski negli anni 50, quindi più di 10 anni prima? E osservi inoltre che il suolo è molto simile a quello dei vostri deserti. Era vero. Poi le tecniche fotografiche migliorano e questi due astronomi appassionati di fotografia, Andrew McCarthy, residente in Arizona, e lo scienziato planetario e collega fotografo spaziale Connor Matern, hanno lavorato insieme per creare l'immagine della Luna come tributo collaborativo alla prossima missione Artemis della NASA. Il progetto di McCarthy e Matern, iniziato nel novembre del 2021, ha assemblato più di 2000 singoli scatti in un'unica immagine, che è bellissima. Questo è il vero colore della Luna. C'è la maglietta della Luna, quei veri colori? Ci abbiamo la maglietta stampata. Guardate che colori. Vedete il blu-grigio di cui parlava l'astronauta, i marroni, gli arancioni? Tutte le foto sono state scattate in un'unica serata, con la coppia che ha poi trascorso 9 mesi a modificare e compilare il proprio lavoro per realizzare il prodotto finito. McCarthy ha spiegato che mentre scattava migliaia di foto che rivelavano dettagli nitidissimi della superficie lunare, Matern si è concentrato sui colori della Luna. McCarthy ha detto che per il loro servizio fotografico lunare hanno usato solo attrezzature di base che chiunque si può comprare in un negozio di apparecchiature astronomiche, una fotocamera, un treppiede e un inseguitore di stelle, quindi motorizzato. Il requisito principale era la pazienza di aspettare condizioni del cielo perfette, libere dall'inquinamento luminoso. E questa è la Luna. Guardate, vedete i blu, gli azzurri? Guardate che bella. Perché noi non vediamo i colori della Luna? È un concetto tecnico facilissimo. Siccome la Luna riceve molta luce solare, i colori spariscono perché domina il colore giallo della luce. Quindi, per chi è abbastanza capace a livello fotografico, riesce letteralmente a entrare nella luminosità della Luna e da terra fotografare la verità. Quindi, perché ce l'hanno a tutt'oggi le sonde spaziali della NASA avanzatissime, ci pubblicano poi foto così? Perché da terra vediamo i colori, ma non vediamo le installazioni extraterrestri.